Salve ragazzi e bentornati su Axe Infection. Nella precedente video abbiamo fatto un po' di cosette extra, ovvero livellare, fare un po' di scambio e migliorare il nostro equip. Adesso continuiamo effettivamente con la trama principale. Se vi ricordate bene, nel penultimo episodio, ovvero quello in cui abbiamo conosciuto Pyros, per capirci, conosciuto quel ragazzo con la grande ascia che voleva, vabbè, facciamo prima, voleva il nostro giudizio. Ci aveva chiesto di andare qui. Noi abbiamo deciso di non andarci perché eravamo di livello troppo basso, ma con il precedente video extra in cui abbiamo livellato, adesso non ci dovrebbero essere problemi, almeno credo. Quindi, serve il Delta, indiscreto ghiotto pellegrino, area dove assieme. Area dove devi assistere come testimone al combattimento di Pyros contro il mostro. Non so perché ho letto così male, ma vabbè, andiamo. Tanto sto per fare una cavolata perché magari conviene chiamare anche un po' di supporto, no? Black Rose e Mistral. Tra l'altro, con il fatto che qui non si perdono punti esperienza, cioè i punti esperienza non vengono divisi tra i membri del gruppo, tutti prendono tutto, non c'è un vero motivo che non sia pura e semplice sboronaggine per andare da soli. Quindi, elenco parole, indiscreto ghiotto pellegrino. Andiamo, credo di averle evocate entrambi, sì, infatti. Me l'ha sorto il dubbio, che poi evocati, gli mandi un messaggio e loro rispondono. Vediamo un po'. Speriamo, come al solito, io trascurerò un pochettino l'aria fuori dal dungeon perché. Non mi vedevo comparire, ero un po' preoccupato. Is Pyros in the dungeon? Ok, come ho detto prima, trascurerò un pochettino l'aria fuori dal dungeon. Questo combattimento magari lo farò, però per il resto. Tanto dovremmo essere abbastanza forti da. Specie celeste per la brutta fine. Tra l'altro però consumiamo parecchio dal punto di vista degli MP, quindi potrebbe essere che se devo andare in un'altra stanza e vedo che gli MP, gli SP per essere più precisi, sono messi veramente bassi, aspetto prima che si recuperino, magari accelero un pochettino il video. Quindi se vedete gli SP che salgono in maniera impressionante è per quel motivo, perché sto accelerando per togliere momenti morti. Ok, dentro il dungeon. Ci tocca scendere, tanto per cambiare, no? Speriamo che il dungeon non sia eccessivamente lungo. Ah, che belle le spade del caos. No, 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 non avvelenare nessuno. Ok, siamo riusciti a non far avvelenare nessuno. Che è una grande ricompensa per me. Oggetti, filo di fortuna, perché forse era una trappola. Vediamo un po'. Trappola disattivata. Ora ho un mantello nobile che credo sia un equipaggiamento di livello più alto del mio, quindi magari un'occhiata è bene dargliela. Equipaggiamento. Mantello nobile. Ci diminuisce di 1 la difesa e la schivata fisica, ma ci aumenta di 2 la difesa magica e di 6 quella la schivata magica. Inoltre ci dà la possibilità maggiore di resistere il cuore, se non mi ricordo male, tipo avvelenamento e debuff fisici, perché i NAC sono divisi tra debuff fisici e debuff, se vogliamo chiamarli così, spirituali. Hanno anche due oggetti diversi per curarli, uno è l'antidoto e l'altro è il ripristino. Ok, vamos. Come ho detto prima, non dovremmo avere eccessivi problemi, vista la potenza bruta che abbiamo con Mistral, che fa niente, francamente, non dico che è shotty, perché non shotta. Però, praticamente, quanti tesori? La morte. Non dico che shotti, perché a shottare non shotta, però praticamente fa dei danni assurdi. Soprattutto contando che ha l'arma di livello 1, perché non mi pare di avergliela cambiata. Non ho trovato niente di meglio. Trappola disattivata. E un'altra visiera. Ne ho trovate due, quindi magari diamogli un'occhiata. No, non so neanche cosa sia la visiera adesso. Visiera, una cosa di livello 8, però che non può essere indossata né dal duelame né arma lunga né da spirituale. Io provo a regalarle una Black Rose, sia mai che sia migliore di quello che ha lei. Visiera. Si era equipaggiata, quindi era migliore di quello che aveva. Questo dovrebbe essere un Golden Egg, è un uovo dorato, che in effetti dice anche il suo nome, quindi non potete sbagliarmi. Sono molto inquietanti quei cibi, lo ammetto, però serviranno più avanti, quindi.
Non spacco tutto tanto per cambiare, spacco soltanto le cose che mi trovo vicino. Antidoto, antidoto. E un altro antidoto ancora. Avrei preferito anche un po' di ripristini, perché mi pare che di antidoti ne abbiamo già parecchi, però vabbè, fa niente. È sempre roba regalata, quindi non sto a lamentarmi di questo. Ora, si corre dall'altra parte, cerco di esplorarlo il più possibile il dungeon. Perché comunque non sono un amante del dover fare episodi extra come quello che ho fatto la precedente volta, quindi a costo di fare il video che dura qualche minuto di più, preferisco esplorare tutto il dungeon, fare più incontri possibili e fare più esperienza possibile soprattutto. Modalità normale, l'ennesimo. Sto finendo i fili di fortuna, quindi è un po' un problema questo, vero? E per sto finendo intendevo dire che li ho già finiti. Quindi questo lo apriamo a mano, mi becco il danno. Beh, gli do un gas velenoso, non fa niente. E però almeno quando apri un forziere senza filo di fortuna, cioè uno con una trappola, ottieni un filo di fortuna. Tra l'altro abbiamo anche ottenuto appena un antidoto. Oh, ho fatto un casino. Io vedo se riesco ad andare avanti e mi si toglie il veleno da solo. Se non mi si toglie, inizierò a sprecare un po' di roba. Ma intanto abilità, Rept su Black Rose. Perfetto. E si va sulla via principale, quella che credo conduca al piano di sotto. Non posso essere sicuro, ma spesso i dungeon tendono ad avere, almeno nei primi piani, una natura abbastanza simmetrica. Quindi dovrebbe andare bene così. No, continua ancora. E si va. Cosa otterremo da qui? Vabbè. Tu non sei un problema. Tu nemmeno sei un problema, sei morto. Poi ero convinto avesse droppato. Figuratevi quanto sto disattento. Allora, prima lato a destra, mi sono sbrigato senza vedere che comparisse roba, tanto penso di doverci ripassare. Oh, doppio tesoro! E un uomo insanguinato. No, uomo non maturo. Un'altra visiera ancora. E una terra infuriata che credo. Terra infuriata mi pare che sia effettivamente la traduzione pressa poco di una delle spell. Da spiritualista, per capire, cioè delle magie, perché come spell hanno un nome impronunciabile nella lingua del gioco, mi pare, mentre come oggetti utilizzabili hanno un nome, chiamiamolo comune, pressa poco. Anzi, mi tolgo il dubbio, e pergamene dovrebbe essere, no? Ah, oggetti speciali era andato. Equipaggiamento, tesori, libri, pergamene, terra info. Sì, infatti, è un incantesimo che infligge danni da terra. Avevo proprio un dubbio esistenziale su questo. Giù, abbiamo finito solo il primo piano. Spero che non sia da 5 piani anche questo, perché effettivamente capisco che il video poi possa risultare lungo. Abilità. Oh! Delle nostre vecchie conoscenze. L'ultima volta l'abbiamo incontrato come boss. Vediamo un po' se riesco a fargli un pochettino di danno. Riesco a beccarli entrambi? No. Riesco a beccarli entrambi? Sì. Ok, li abbiamo stuprati, letteralmente. Ah, rimane un folletto del cavolo. Sono estremamente fastidiosi, come potete notare. Qui abbiamo un altro uovo non maturo. E un altro. E? Ok. Uovo non maturo, sempre. Credo tra l'altro che ci sia necessità di qualche cura qui e lì. Ok. Qui ho fatto una cavolata immensa. Ah no, non sono morto. Ero convinto di essere stato ucciso. È comparso morte. Allora ho detto, beh, sono morto. Allora, tra l'altro, sconfiggendo quei nemici in maniera così facile, quelli che prima abbiamo trovato come boss, possiamo anche capire che il gioco di per sé non era così ingiusto come poteva sembrare. Ovvero, quei nemici sono affrontabili. Se non avessero avuto quel virus che li rendeva praticamente osticissimi. Cioè, fanno un danno alto, ma hanno veramente poca vita. Abilità. Io vorrei stuprarti leggermente. Vedete? Cioè, ci uccidono. Però comunque, quanto danno gli abbiamo fatto? In tempo zero. Ok, morto, morto. Perfetto. C'era un. Cerchiamo di droppare qualcosa di interessante. Antidoto. Ok. Prima della prossima stanza recuperiamo un po'. Ok, nuova stanza.
Questi sembrano essere molto pericolosi, quindi preferisco stargli un po' alla larga. Tra l'altro notare come Black Rose invece sia riuscita praticamente a non morire per il colpo. Perfetto. Un bel rat. Siamo tutti di nuovo full e contenti. Terra infuriata. Ora, rat però tanto ce l'ho sempre pronto. Perché in queste situazioni preferisco, per avere più controllo, far praticamente trucidare i nemici a loro. Che tanto è più facile per loro attaccare che fare altro, e pensare per il momento io alla cura. Non è probabilmente la cosa più efficiente della storia come idea, però. Perfetto, sei morto. E sei salito di livello Mistral. Proprio il momento quando effettivamente non c'è una grossa differenza di abilità tra noi, tesoro, senza trappola, perfetto, la morte. Non c'è una grossa differenza di potere tra di noi, cioè Mistral può vero. Ha più SP e va bene, però alla fine il Rept cura sempre la stessa quantità, quindi che io lo lanci io o che lo lanci lei è la stessa cosa, preferisco che lei fa niente spacchi i culi a questo punto. Black Rose probabilmente la potrei mutare piano piano in un tank a questo punto, ma vabbè, c'è tempo per pensarci, magari gli metto più roba, gli concentro più su equipaggiamento difensivo che su quello che possa far danni. Ok, ulteriore piano, stavo già per fare danni. Oggetti, stavolta non mi frega. Mi sono perso. Filo di fortuna ne ho due. Anche a causa dell'errore che ho fatto prima, vabbè. Ma capita. Cappello guardia, che credo questo vada bene anche per Kite. E tra l'altro migliora tutto. Cioè, di uno, ma migliora tutto, quindi cambiamolo direttamente. Perfetto. Ora, continuiamo l'esplorazione. Non perdo tempo. Ah, un vicolo cieco. E mi sta bene in realtà. Qui è già partita la fight, cosa che non mi piace particolarmente quando i nemici mi aggrano e io non posso ancora vedere. Oh! Tutte le porte del dungeon sono aperte, i portali per me che sono vicini. Vabbè, Black Cross pensa ci tuppi. Vabbè, tanto ormai è morto. Non c'è nient'altro, parte del cibo vario. Ora, quindi io vorrei. Sappiamo per certo che non ci saranno altre battaglie. Quindi diamoci una bella curata. E anche se non dovrebbe servire, perché se non ci sono più battaglie, non ci sono più battaglie. Tranne forse un boss dell'area, che credo ci sia, perché altrimenti Pitos che è sceso a fare fino a qua giù. A meno che poi non ci abbia dato buca. Non mi pareva una persona molto affidabile. Oh, la statua Glunt. La otteniamo. Bandana Koguaro. Carta arcobaleno. Carta arcobaleno. Vediamo un po' sta bandana com'è come equipaggiamento. Potenzia di parecchio certe cose. Ok, penso che alla potenzia. La difesa e la schivata magica a discapito di quella fisica. Potenzia enormemente la resistenza agli status fisici. Ci toglie il Rept, ma ci metti la Rept. Che prende come il Rept ma d'aria. Quindi io di cattiveria metto direttamente la bandana del Koguaro. Anche se non so, forse se la può indossare anche Mistral, forse mi conviene darla a lei, perché la Rept sicuramente consumerà parecchia. Vediamo un po' se c'è scritto quanto consuma. Non c'è scritto quanto consuma. Dicevo, se lo può indossare anche Mistral, direi quasi di darla. Vabbè, ci penserò dopo. Perché lei con la quantità immensa di SP che ha, non dovrebbe avere problemi. Vediamo un po' cosa c'è qui. Pyros. È un boss. He of Fair Eyes, bear witness! La domanda più sensata della storia, guys. La domanda più sensata della storia. I better help him. Ovviamente, nonostante quello che ci dice, in realtà dovremmo aiutarlo. Allora, ma se ci vado di cattiveria, ma cattiveria, usando l'abilità che non uso mai perché mi consuma troppo SP, cioè danza infuocata. Ok, faccio bene a non usarla. O lui è resistentissimo al fuoco, oppure a parte facevo bene a non usarla. Perfetto, è andato giù. Easy, no? Certo, da solo come voleva farlo Pyros sarebbe stato difficile. That was quite refreshing. You may take the Oh, ma che plunder. gentile.
Until that day, farewell! May the stars shine until... Ora abbiamo l'indirizzo utente di Piros. Non so se siamo bene o male, in effetti, ma vabbè. Sì. Penso di non essere mai stato così d'accordo con te, Gait. Forse lo inviterò. Il dungeon dovrebbe essere finito e ci troviamo di nuovo a Meccanu, la capitale del server Delta. Abbiamo un nuovo amico, se così vogliamo chiamarlo. Anche se io lo definirei più che altro un nuovo accollo, ma vabbè. Quello è molto a gusti, la cosa. Ora. Oh, abbiamo una nuova email. Quindi ci conviene uscire. Esci. Usciamo dal gioco. Vediamo un po'. Qui non ci interessa nulla, credo. Del forum. Vediamo la nuova mail che ci è arrivata. Nuova mail. Ah, tra l'altro ne abbiamo per un po'. Innanzitutto andiamo con ordine. Black Rose. Che cosa fai quando sei nella tua stanza? Sapessi. Non limitarti a giocare, dovresti uscire a allenarti, altrimenti ingrasserai. Rispondiamogli dai in maniera gentile. Ti alleni? E tu che mi dici? Ti alleni? Scommetto che sei in una squadra. Kite che pensa alle forme di Black Rose. Risposta inviata. Poi, anonimo, un avviso, senza immagine. Hai fatto domande sui problemi server, smettila immediatamente. Non ignorare questo avviso se vuoi continuare a giocare. Poi inquietante. E poi una mail direttamente dalla CC Corp che dice che abbiamo vinto un qualcosa. CC Corp, sei il nostro vincitore. Congratulazioni, sei il fortunato vincitore della campagna per il nostro primo anniversario. Come premio riceverai uno speciale oggetto di salita di livello, creato appositamente per questa occasione. Lo troverai presso il negozio in una città base. Interessante. Andiamo a ritirare. Tra l'altro, mentre leggevo l'email, avendo notato il tono, l'ho fatto tipo televendita. Fatta apposta, Non era per imbecillità. Vediamo un po' questo oggetto e poi credo che sia ora di chiudere questo episodio. Questo epico episodio in cui abbiamo ottenuto l'amicizia di Piros. Di cui io avrei fatto volentieri a meno, vabbè. Il negozio dovrebbe essere questo. Congratulations! You're the big winner of our contest. Please take your prize. Ora hai il libro della legge. Che tra l'altro sta negli oggetti speciali. The Book of Law is a rare item that upgrades your character. Select the item from the item window and the character's level data will be updated. Dovrebbe essere quindi un upgrade per il livello, credo. Oggetti speciali, libro della legge. Però se è così preferisco tenermelo per più avanti, cioè adesso è inutile usarlo. Lo considero bruciato se lo uso adesso, quindi ok. Ho nuova posta, ma penso che lo considero. Questo lo farò nel prossimo episodio. E concludiamo qui. Spero che il video vi sia piaciuto. In caso mi è sempre gradito un mi piace e magari un commento. E ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!